Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Spada. Ci troviamo qui a Galwick e siamo pronti a iscriverci al tanto atteso torneo. Ma prima di fare ciò, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, un commentino qui sotto e iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi fantastici episodi. E adesso vi vado a mostrare anche la squadra con cui parteciperò a questo fantastico torneo. Finalmente ho aggiunto l'ultimo membro del team. Sto parlando proprio di Draclock, con un bellissimo Drippy sulle spalle. Draclock info, andiamo a vedere le sue statistiche. A livello 56, quindi mancano 4 livelli e vedremo la sua evoluzione finale. Gli ho assegnato anche uno strumento che è Dente Drago, che aumenta appunto le mosse di tipo drago. Per quanto riguarda la natura, non aumenta e non diminuisce nulla, mentre per l'abilità abbiamo Intrapasso. Il Pokémon attacca evitando le barriere e il sostituto del nemico, veramente molto forte. Per quanto riguarda le mosse, abbiamo Spettro Tuffo, una mossa fisica perché lui è un tipo fisico, abbiamo Dragodanza che aumenta l'attacco e la velocità, e infine abbiamo Vasto Impatto, mossa di tipo drago molto forte che riduce l'attacco del nemico. Gli altri li conoscete già: abbiamo Goblin di tipo Folletto Buio, Leonardo Roccia Acqua, Itachi Volante Acciaio, Axel Fuoco e Acidona Veleno Elettro. Abbiamo un po' tutti i tipi più utili all'interno del team, quindi è molto buono. Ricordo che ho in seconda squadra anche Fortuna, che potremmo sempre utilizzarla perché comunque è a un buon livello, quindi nulla ci vieta di poterla utilizzare a livello 49. Detto questo, andiamo a esplorare questa bellissima città e iniziamo con l'episodio di oggi. Ciao bel bimbo, che fai, joking? Allora, cosa abbiamo qui? Intanto leggiamo il cartello. Galwick, metropoli sviluppatasi a partire da un progetto ideato e realizzato dal presidente Rose. Mime Mime! Questo Mr. Mime è strepitoso, si chiama Marcel, sai? Ora lo so. Scatto una foto dietro l'altra, voglio immortalare ogni singolo istante. E il mio Pokémon sorride sempre quando ci facciamo una foto assieme. Sorridi? Bellissime queste statue, tieni a mente le mie parole. Non si può restare seduti per sempre, giusto? Prima o poi ci si deve alzare. E con le lotte è lo stesso, prima o poi si deve vincere. Si vede che Dandel va matto per le lotte, perché non smette mai di sorridere. Gli allenatori di Pokémon sono una forza, sono capaci di lottare in ogni angolo del mondo. Boh ragazzi, allora, dobbiamo andarci a iscrivere a questo torneo. Tuttavia abbiamo veramente tantissimi angoli da esplorare di questa città, quindi piano piano la completeremo, anche perché devo stare attento a tutti gli strumenti, ce ne saranno sicuramente tantissimi, e voi nel precedente episodio me ne avete segnalati tanti, quindi vi devo anch'io ricordare dove andare, quindi portate un attimo di pazienza. Poter vincere a fianco di un Pokémon così maestoso è una vera fortuna. Vediamo un po' cosa c'è qui. C'è una signorina nella cabina telefonica. Vuole andare al Ministero della Magia? Citazione, eh? Dai che lo sapete. Pronto, mi senti? Ho preso i biglietti per lo stadio. Vuole andare a vedere la mia partita. Abbiamo Revitalizzante Max. Ottimo. Qui invece, se persino i miei fratelli mi rigirano come un calzino, come posso sperare di allenare ben 6 Pokémon contemporaneamente? Beh, non è da tutti, caro. Questa è la via principale, l'abbiamo già esplorata, anche se effettivamente possiamo entrare qua dentro e credo che ci siano delle lotte da fare. Infatti, probabilmente parlando con lui ci sarà una lotta da fare, ma non è questo il momento. Noi adesso ci dedicheremo alla raccolta di strumenti e poi esploreremo in modo più dettagliato la città nel prossimo episodio. Se non sbaglio, in questa parte avevo già raccolto tutto, ma per sicurezza ricontrolliamo. Ecco, infatti, vedi? Troviamo Gran Pepita. Ottima. In questo hotel sicuramente ci dovremmo tornare più tardi, ne sono alquanto sicuro. Ottimo, qui non c'è più niente, ora scendiamo e stiamo molto attenti in questa parte. Ecco, vedete? Qui per esempio c'è qualcosa che è un fango pece. Molto molto buona ragazzi, vedete? Dobbiamo stare attenti a tutti i luccichi, non dobbiamo scordarcene nemmeno uno. Voi tenete gli occhi aperti così che me lo scrivete nei commenti. Quello è lo stadio, andiamo a raccogliere gli strumenti nel parco, entriamo in qualche casa e poi possiamo andare a iscriverci. Bene Aulucia, sei una potenza e vedrai che la prossima volta andrà ancora meglio. Cosa ha fatto questa Aulucia? Cioè si è tuffato là sopra? Usciamo, entriamo in quest'altra casa, in stile inglese. Arbitro, fammi un po' vedere. Hai la bicicletta e uno Smart Rotom. Ne deduco che sai tutto di questo Pokémon, quindi saprai anche che si intrufola in diversi apparecchi elettrici, vero? Se vuoi scoprire come ci riesce, non ti resta che lottare contro i miei Rotom, ti va?
Assolutamente no. Adesso no, almeno. Ti sfiderò al momento opportuno. Adesso noi abbiamo da fare un torneo, quindi rimango concentrato su quello. Adesso recupero solo gli strumenti. Quindi dobbiamo battere sicuramente quello con i Rotom e dobbiamo battere anche il tipo dentro la locanda. Il tipo alla locanda non ha pagato il conto. Citazione A? Dai che lo sapete. Oh, ci dà un Duraludon questo in cambio. Ma ce l'abbiamo noi ragazzi un Frozmoth? Secondo me non ce l'abbiamo ragazzi. Se lo troviamo andiamo a questo tipo che ce lo scambia. Quindi ricordiamocelo. Altra casa? Ma quante sono? Non ho abbastanza tempo per rileggere tutti i libri sugli scaffali. Però anche solo scorrere con gli occhi i titoli sul dorso richiama alla mente tanti cari ricordi. È sempre bello avere in casa una bella biblioteca per consultare i libri. Ma quante sono queste case? È tutto un viale solo di case? Oh mio Dio! Se durante la finale riesco a farmi riprendere dalle telecamere e apparire sul monitor, sarà il mio debutto in Mondovisione. Oddio! Vedete ragazzi, in queste case non mi dicono nulla. Tutte cose inutili. Raccontatemi qualcosa su Galar, non lo so. Dai! Per me la vera evoluzione di un Pokémon è quando diventa amico di un allenatore e vive felice al suo fianco. Ancora cose inutili. Basta ragazzi, mi sono rassegnato. Non voglio più entrare in tutte queste case, veramente. Con l'inizio dei tornei e della Coppa Campione, in città arrivano Pokémon e appassionati da tutto il mondo. È una gran festa. Le imprese del campione ispirano tanti allenatori a seguire le sue orme. Quando lotta, l'atmosfera si infiamma. Boh ragazzi, qua non ci dicono niente, non ci danno strumenti. Game Freak, mi spiegate a cosa servono queste case? Ma solo io lo trovo irritante? Cioè, mamma e papà sono nello staff della Lega Pokémon. Ogni volta che il campione ha un incontro, io devo stare a casa da sola. Che noia! E se lo sapesse la polizia? Boh, raga, non c'è veramente altro. Cioè, è veramente disgustoso. Avere tanti casi dove non c'è niente da fare. Prossimo passo, dopo Frederick Store, diventare un programmatore di Game Freak. Veramente, raga, perché è assurdo. Stiamo attenti perché qui mi avete segnalato tantissimi strumenti da raccogliere, quindi occhi aperti. Vediamo cosa c'è qua. Devo stare molto molto attento. Abbiamo una caramella rara. E vabbè, non ci penso due volte, ragazzi. Dato che devo farlo evolvere. 57, mancano due livelli. Di solito non alleno mai i Pokémon con le caramelle rare, sapete che non è da me. Però, dal momento che la troviamo, che fai? Non la usi? E erba seme. Oh, comunque, per quanto riguarda gli strumenti, abbiamo raccolto veramente di tutto nel gioco, eh. Quindi sono abbastanza soddisfatto. Controlliamo di qua se c'è altro. Sicuramente ci sarà qualcosa in questo piccolo labirinto. Ma qua non mi fa passare. Non c'è niente. La Burn inizia sempre la lotta con Terempesta. Ho notato, è fastidioso, sai? Tu che fai, l'arbitro? Imparare le mosse eccelse. Certo, vediamo un po' quale Pokémon. Axel, immagino che sia proprio incendio. Sì ragazzi, se volete imparare le mosse eccelse ai vostri Pokémon che però vi fanno saltare un turno, potete andare da questo tipo. È una mossa speciale, quindi a Cinderace avrebbe poco senso. Comunque, se avete uno starter che usa mosse speciali, andate lì. Qui raccogliamo Profumfungo e ragazzi, credo di aver raccolto tutto, in caso passerò in un secondo momento a controllare meglio, ma mi pare di sì. Qui non c'è veramente altro. Bon, fatto questo, possiamo andare. Vero che posso andare? Tu fai pure il picnic e io me ne vado. Allora ragazzi, andiamo a iscriverci allora. Vai, che bello. C'è anche un centro Pokémon qui. Un altro. Non mi interessa andare allo stadio per vedere gli incontri. Io ci voglio andare per partecipare. Qua c'è uno strumento che è velocità X. Controlliamo velocemente se ci sono altri strumenti qui nei paraggi. C'è il Team Yell e qua c'è un altro strumento che sono due attacchi speciali. Saliamo qua così e via, andiamo a iscriverci a questo grande grandissimo torneo. Ma quindi questa Master Ball me la dai o no alla fine? Mi dai sempre un sacco di ball, pure la Dream Ball mi dà, cioè, pazzesco. No, bellissimo ragazzi, tipo centro scommesse, ci sono i tabelloni pubblicitari, guardate, sono bellissimi, con il Pokémon peculiare dell'allenatore in questione. La Dream Ball, una ball speciale che funziona particolarmente bene con i Pokémon addormentati. Ma che sonno, E va bene. Alla fine la Master Ball non me l'ha data, io speravo di sì. Sentite la musica sotto come pompa. Bellissima raga, ci sta. Oh, c'è anche Mary.
Le semifinali. Ciao. Bene, partecipiamo. Se non sbaglio, tu sei Federic. Ho seguito tutte le tue sfide. Se sei qui per iscriverti, vero? Allora devo controllare le tue medaglie. Anche se nel tuo caso è solo una formalità. Ehi, le ho tutte. Siamo pronti? Bit non ce l'ha fatta? Credevo che avrebbe trovato qualche escamotage, invece... No, non ce l'ha fatta Bit! Alla fine è diventato capo palestra di tipo folletto? È seriamente questa? La fine di Bit? Madonna, da essere prepotente a diventare servetto di una vecchietta che fa la palestra di folletto, ma dimmi te. Sta per cominciare il torneo delle semifinali, in cui si affronteranno tutti gli atleti che hanno superato la sfida delle palestre. Gli atleti sono pregati di entrare in campo non appena terminati i preparativi. Oh ragazzi, ci sta un botto, mi piace. Mi ricordano tantissimo gli spogliatoi del Madison Square Garden a cui sono stato, ma sono uguali perché l'ho visitato tempo fa. E ora che devo fare? Oh, io sono pronto, posso andare? La squadra è pronta, voglio dire. Non so nemmeno chi devo affrontare per primo, quindi... Allora, chi giochiamo, ragazzi? Ci teniamo Draglock per primo oppure per ora lo lasciamo indietro? Io direi di testare un po' il terreno con Acidona. Direi di sì. Quindi testiamo il terreno con lei e poi vediamo. Inizia, ragazzi, inizia! Mary! Devo dire che in divisa è ancora meglio, devo dire, Che bella! Sapevo che avresti ottenuto tutte le medaglie e che alla fine ti avrei incontrato qui. La sfida delle palestre ho deciso di farla un po' per mio fratello, un po' per ridare vitalità a Speckleville e altre cose. Ma alla fine resta il fatto che voglio diventare campionessa soprattutto per me stessa. Quindi preparati, perché sto per mandare tutta la tua squadra a fare un bel sonnellino. Ma quanto ci credono? Quanto ci credono questi allenatori? Quanto? Madonna, se la distruggiamo, raga, la... distruggiamo tantissimo. Mary, allenatrice. Bella anche la musica, devo dire. Spacca. Bene, devo dire, Acidona, un'ottima scelta allora per iniziare. Polsino Dynamax, ci siamo? No, mi devi annientare. Ma dove vai? Ma dove vai? Ma su. Allora ragazzi, onda boato, iniziamo così. Qui ci va di congiura. Stiamo attenti al Pokémon nemico. Qui ci vorrebbero mosse lotta, ma ragazzi, restiamo concentrati. Si aumenta l'attacco speciale, ma non ci arriverai al secondo turno. Non ci arrivi. Non ci arrivi perché con Acidona siamo troppo forti. Da notare i livelli, ragazzi, siamo lì, Non mi sono allenato nell'erba, niente. Ho soltanto battuto tutti gli allenatori del gioco. Scrafty. Altro Pokémon veramente difficile da domare, quindi direi di mandare Axel contro Scrafty. Dovrebbe andare bene. Vai Axel, fatti valere un po'. E via di Scrafty. Voglio usare tutti in questa lotta, Potrei andarci di un bel rimbalzo. Però ragazzi, forse in questo caso è meglio usare una mossa stabbata. Potevo fargli anche una mossa folletto che era un bel per 4. Ma vediamo un attimo, vediamo, perché secondo me Axel con una pala infuocata lo sciotta. Però non si sa mai, proviamoci, vediamo. Vita rossa, naggia ragazzi, per pochissimo. Io speravo di shottarlo, però vabbè, era meglio a questo punto mandare Goblin. Però io credo nel mio Axel, io ci credo. E quindi dato che ci credo, proviamoci. No, Mary. Non si fa così, Mary, non si fa così. E sai che ti dico? Dato che mi hai boostato comunque l'attacco, a questo punto... doppio calcio non te lo leva nessuno, Dai Axel, dai Axel. Axel? Cosa diamine stai facendo? Dire che Mary è fortunata è dir poco, veramente. Axel! Bravo Axel! Ma dai! Dai! Brutto colpo! Oh! Nemmeno brutto colpo, va bene così? Ok. Oh, Axel che si colpisce due volte da solo. Prossima volta uso il per 4 folletto e andavo tranquillo. Axel, credevo in te, mannaggia. Sdoppiatore, però ci danneggia, quindi no, assolutamente no. Quindi il prossimo Pokémon sarà Toxicroak. Teoricamente se ho una mossa psichico gli faccio un bel per 4. Però io magari a questo punto direi che possiamo usare anche i taci baldeali senza indugio su Segugio e ce lo facciamo fuori. Tanto è sempre un per due, Non ho mosse terra, quindi... Proviamoci, vediamo, Toxicroak. Allora, 47.
Guarda come ce la stiamo giocando bene, raga. Mamma mia. Allora, vai con Baldeali. Vediamo un po'. Ci sta. Sbigo attacco, colpisce per primo se sto preparando un attacco, quindi va bene. Baldeali, quanto li faccio? Se ti faccio male. Se ti faccio male. Mary, non te lo vorrei dire, ma la porta è quella là. Ok? Quanto mi divertono queste sfide. Morpeko! Dato che mi sono ripromesso di giocare tutti i Pokémon del team, Goblin, è arrivato il tuo momento. Non mi deludere, eh? Quanto è bello, raga, quanto è bello. Morpeko! Eccolo qua! Allora, potrei andarci sia di carineria, che comunque è un bel per due. Quindi, ma sì, dai, carineria, vediamo un po' cosa li facciamo. Attacca Lide, insiste, con sta mossa. Me lo fai arrabbiare, me lo fai arrabbiare. Fai il bravo. E quello sarebbe il tuo Pokémon migliore, Mary? Non ci siamo. Oh, raga, oh, stiamo andando benissimo. Grimmsnarl, ma what? Ma come ti permetti? Ma che è il suo ultimo Pokémon? Eh no, non si fa così però. Seriamente? È il suo ultimo? Vabbè, ti manda Cidona. Va bene, Cidona? Mossa veleno, tattica, nessun problema? Non puoi giocare i miei stessi Pokémon. E te ne renderai conto. Non puoi farlo. Tutto il team Yell è con me. Devo vincere per loro. Ma come fai a vincere che... Beh, boh, vabbè. È pure più alto di livello il mio. Allora, io... ci vado di un veleno shock, ma prima mi... Dynamaxizzo. Poi... faccia lei. Vediamo un po', ragazzi. Finalmente è arrivato il momento della Dynamax. Lei ancora non l'ha usata, chissà se la userà proprio con il suo ultimo Pokémon. Credo che abbia solo 5 Pokémon e non 6, però vediamo, vediamo, vediamo. Na-na-na-na-na-na! Acidona! Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è il Pokémon preferito del mio team e scrivetemi se avete già affrontato questa lotta e quale strategia avete usato. Ha dissato il fratello. Ha dissato il fratello. Che bella che è. Che bella. È vero che c'è la Gigamax. Ma è bellissimo. Non l'avevo mai visto Gigamax. Ma è qualcosa di strepitoso. Mamma mia, che bel team che mi sono fatto. Oh yeah. Oh yeah. Non l'ho sciotto. Non l'ho sciotto. Però gli ho levato tanto, eh. E credo che si sia fatto anche abbastanza male, perché ora ho l'attacco speciale boostato. E l'ho tenuta in serbo per te. Una mossa? Gigatone. Acidona no! Acidona resiste a una mossa simile. E vabbè, carissimo. Grimmsnarl, stretta di mano, è stato un piacere. Esploso in mille pezzi. Però bellissima la Gigamax, cioè raga, è spettacolare. Wow, prende fuoco e muore. E abbiamo vinto la prima sfida. Veramente easy, direi easy. Buon, 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 buon così. Quanta è bella Cidona, ragazzi, quanta è bella. Mi spiace, Mary. Che devi fa? Ce la puoi fa contro di me, Mary? Ce la puoi fa? Allora, com'è questa sfida? È andata bene, no, ragazzi? Il pubblico di questo stadio non ci ha tolto gli occhi di dosso per un solo istante. Li sentivo fare il tifo per me e per i miei Pokémon. È stato molto bello. E oltre loro nello stadio ci siete anche voi, quindi aggiungiamo altre 100.000 persone. Certo, ho perso, ma ho mandato il pubblico in visibilio. Non è stato poi così tanto male. Seguirò il resto del torneo dagli spalti, assieme a mio fratello e tutti gli altri. Fai schifo! No, ci stava se qualcuno fischiava. Ma non ho ancora deciso se farò il tifo per te o no. Beh, vedremo. Alla prossima. Così innocente. Non l'ho proprio capita bene, questa Mary. Frederick! Guarda che ti aspetto in finale, eh. Dopo aver visto il tuo incontro, ho capito una cosa. Devo vincere a tutti i costi. Io e la mia squadra non potremmo essere più carichi. La finale. La finale contro Hope. Ma non mi potevano dare avversario più facile. Scusa. Mi dispiace disturbarti, volevo solo dirti che l'incontro è già terminato. Lo sfida palestra Hope ha riportato una vittoria schiacciante. Ma com'è possibile? Entra pure nell'arena non appena sei pronto. Allora raga, Hope
non si sa quale Pokémon mandi in campo per primo, quindi Axel è il primo che ha affrontato Hope, quindi chi meglio di lui? Aspettate, Hope di solito iniziava con la pecorella? Pecorella, tipo normale... Ma sì, dai, ma sì, ma che ce frega, ma che ce importa. Tanto lo facciamo fuori, raga. Vai, la gran finale del torneo contro Hope. Incredibile, non sa nemmeno lui come fa a essere lì. Raccomandato. Mi è tornato in mente all'improvviso quando siamo partiti da Furlongham. Ricordi? Quando mio fratello ci ha dato il nostro primo Pokémon. Lo stavo dicendo 3 secondi fa. Vabbè, che strano ritrovarci qui a un passo dal trionfo. Faccia a faccia. Ma sono qui per mantenere la promessa che ti ho fatto quel giorno. Preparati perché sarò io a vincere. Ok. Facciamolo fuori, va? Ma guarda com'è concentrato. Si dà pure gli schiaffetti, hai visto? Che sguardo. Che paura. Da blu. Lo sapevo che iniziava con lei. Ci avrei scommesso. Però Axel in questo caso potrebbe sia fare una mossa lotta, mandarci tranquillamente di palla di fuoco. Quindi è una scelta molto difficile, raga. Però secondo me palla infuocata può avere più effetto. Questa sensazione. Proviamo. Vediamo un po'. Posso andare? Posso andare? Prego, Federic, puoi uscire. Ma queste sfide mi divertono un sacco. Contro lo Snorlax... difficile, raga, perché... è un Pokémon bello tosto. Devo pensare bene a cosa fare contro lo Snorlax, sapete? Perché potrei lasciare Axel, però... Allora, sicuramente no doppio calcio. Potrei farlo fuori in 2 turni. Con palla infuocata. 2 turni. Perché doppio calcio non è stabbata. Non è una mossa forte tipo lotta da poter contare, capito? Secondo me palla infuocata. Un po' di più. Però lui c'ha forza equina che è terra. Forza equina ci fa male. Però nemmeno troppo. Pensavo un po' di più. Ha imparato tante strategie. Proviamo ragazzi con doppio calcio, magari leva un po' di più, magari ci vado di brutto colpo. Li leva un po' di più, lo shottiamo. No, dai, quel PS, non ci credo. Sì, l'ho mandato appena adesso a segno una mossa super efficace, dai. Attenzione perché adesso lui, se non sbaglio, ci va di... ricarica tot, secondo me ci va di ricarica tot. Però teoricamente siamo più veloci, quindi proviamoci comunque. Predict di Federic. Era palese che ci andava di ricarica tot. Avrei dovuto farla anch'io. Però vediamo se gli facciamo un brutto colpo. Uno. Vedete? Ora teoricamente dovrei essere ancora più veloce io. Perché sì, voglio dire. Infatti. Perfetto, uno. E due. Ha i suoi pro e i suoi contro usare il ricarica tot. Hai soltanto ritardato la tua fine. Mi spiace. Ok. Axel veramente un fenomeno, raga. Un fenomeno. Livello 52. Draglock è ancora un po' per il livello 58, eh. Ok. Adesso sono un po' debole. Non ho letto qual era il suo prossimo Pokémon. Vabbè, nel dubbio Acidona. No, non l'ho letto, ragazzi. Scusate, è andato troppo veloce. Vediamo un po' se Acidona comunque può farcela, oppure no. Non mi dire che è lo starter. No, questo è nuovo. Ma che è sta roba? Ah, già l'abbiamo affrontato una volta? Non me lo ricordo. Forse noi abbiamo trovato la forma quell'altra, perché è la prima volta che lo vedo. Vabbè, nessun problema per Acidona che se ne sbatte totalmente l'ammazza. Madonna, quanto è facile. È facile, ragazzi, perché... cioè, non so spiegarlo. Eppure non mi sono allenato extra. Ho soltanto fatto quello che mi diceva il gioco. Comunque, magari adesso Hope se ne esce con qualche mossa particolare. Overdrive! Fatto fuori. E anche Corp Knight va giù come una pera. Perfetto. E il prossimo sarà, vediamo un po'. Rillaboom, ok, contro Rillaboom potremmo mandare anche lui, giusto per provarlo, ma direi di non fare cazzate.
Lasciamo Acidona. Si mette male, ma non è ancora detta l'ultima parola. Ah, tra l'altro adesso lui si dinamaxizza, quindi io purtroppo c'ho il mio povero Axel che è messo male. Però ragazzi, Dynamax e Dina Corrosione possiamo fare. Lo so, rifacciamo un altro Dynamax uguale a prima, ma ragazzi questo Pokémon è troppo forte, oh, ma veramente fai. Mamma mia. Ed eccolo qui, il mito di Galar. Lo temono tutti. Quanto è bello però. Un bello, raga. Ok. E vediamo anche lui come si dynamaxizza. La prima volta che lo vedo Dynamax. Adesso stella, esaudisci le speranze che ho riposto in te. Libera il Dynamax. Secondo me non è che fa il granché, però. Stava pure inciampando. Che pollo. Porca miseria, stava inciampando. Gorilla. Allora io se fossi lui mi nasconderei dietro quel coso, però non so se l'ho sciotto, vediamo. Sicuramente lui non ci fa niente. Dina Corrosione. Bam. Vita rossa però, mamma mia. E saliamo con l'attacco speciale. Fin qua ci siamo. Dina Sisma. Ragazzi, la mossa terra non l'avevo calcolata, come potevo saperlo? Mossa terra per 4, veleno elettro. Vabbè dai, un piccolo applauso glielo facciamo, su dai, su, su. E adesso dobbiamo mandare uno abbastanza veloce. Lui è molto veloce, quindi secondo me Axel può farcela. Ora non so quanto aumenta le statistiche, ma quello non è veloce raga, dai. Saremo sicuramente più veloci. Fiamma patto dovrebbe anche bastare. Dai, su, basta. Ok. Anche se si era boostato la difesa speciale, ma gli mancava talmente poco. Ma ti rendi conto? Ti ho schioppato una Dynamax con un Pokémon nemmeno dynamaxizzato. Vergognati. Ah! Oh no! Qualcuno qui non diventerà campione. Oh no! Quanto godo. Non ho mai goduto tanto a battere una persona su un gioco Pokémon, ragazzi. Voi non sapete quanto. Il torneo delle semifinali, tenutosi fra tutti i valenti allenatori che ha superato la sfida delle palestre, si è concluso. Commentatore, la vittoria va a Federic! Ricordi quando Sonia diceva che saremmo potuti diventare i nuovi eroi di Galar? Sinceramente io non sono mai stato convinto di averne la stoffa. È chiaro invece che tu sei destinato a grandi cose. Congratulazioni Federic e complimenti anche a Cinderace e al resto del tuo team. Grazie, 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 grazie Galar. No, non dovete, non dovete. Ma è finita così? E Dunder quando lo affrontiamo? Federic! Che lotta, sono rimasto senza parole. Ero così emozionato che non sono riuscito a trattenere le lacrime. Se ripensa a tutto quello che avete affrontato insieme, siete partiti dalla stessa città. Nel corso dei vostri viaggi avete formato delle squadre eccezionali e vi siete sfidati dando il massimo. La bruciante voglia di vincere, la determinazione di ogni mossa scatenata, è stato un incontro di una purezza esemplare, da tutti i punti di vista. E pensare che c'erano allenatori che all'inizio hanno esitato a sponsorizzarvi, sì, e tu eri uno di quelli, o sbaglio? Ah, lo so, ma avevo le mie motivazioni. Comunque, io e la mia squadra affronteremo il nostro sfidante al massimo delle nostre forze, e sarò sincero, spero con tutto il cuore che il nostro sfidante sarai tu, Federic. Esatto, Federic, la vera sfida comincia adesso. Io però sono distrutto, quindi me ne andrò in hotel a riposare un po'. Perché non andiamo a mangiare qualcosa? Dai! Va bene, Dandel, ma visto che si tratta di un'occasione speciale, decido io devo andare, vero? Sarai un campione di lotte, ma in quanto a gusti, forse è meglio se lasci fare a me. Bravo, Oppa. Da campione a, non so, aprire un ristorantino in centro città, forse ti riesce meglio, no? Magari. Boh, finisce qua? Siamo nell'hotel. Ehi, Federic, sfida palestra, aspetta! Posso farti qualche domanda veloce? Guarda, guarda, c'ho troppi fan, guarda, veloce, veloce. Oltre a te, Oppa è l'unico allenatore che sia mai stato sponsorizzato dal campione Dandel. In un certo senso, si può dire che sia il tuo rivale. Come ti senti di averlo battuto? Sono felice! C'è qualcosa che vorresti dirgli in questo momento? Non c'è l'opzione, è stato facile, non è un gran rivale.
apro un appello per prenderne un altro. No, vorrei ringraziarlo. Quanta sportività nelle tue parole. Sì, certo. Vabbè, certo che ho possibilità nel torneo finale. Basta adesso! Non vede che Federico è stanco? Lo lasci tranquillo. Dai, sta rosicando, sta rosicando! Vabbè, ragazzi, dopo questa io posso pure terminare qui il gioco, sono felice. Ma quando arriva mio fratello, ho un buco nello stomaco. Se fossi Snorlax sarei già morto di fame. Qualche ora dopo. Ma dove? Si è perso! Non è da lui a fare così tardi. Dandel mantiene sempre le promesse. Quando ero piccolo mi aveva promesso che sarebbe diventato campione e infatti lo è diventato. Paragone perfetto, i sogni di un bambino. E arrivare in orario dovrebbe essere un gioco da ragazzi per uno così. Che lagna che sei! Oh, finalmente qualcuno gliel'ha detto! Invece di sprecare tutta questa energia per lamentarti, perché non la usi per i tuoi incontri? Ehi, guarda che sono preoccupato per davvero. E comunque è inutile che mi fai la morale. Ti sei vista allo specchio? L'abito non fa il monaco. Boh! Distrutto! Non mi stupisce che tu sia un perdente se giudichi gli altri in base all'apparenza. Comunque, se cercate il campione, l'ho visto andare alla Rose Tower. Alla Rose Tower? Non so che gli frullava in testa. L'ho incontrato alla stazione della monorotaia. Mi ha detto di avvisarvi che avrebbe tardato perché doveva passare alla Rose Tower. Ma per quale ragione dovrebbe? È davvero strano. Ginepro, potresti farci un favore e portarci alla Rose Tower? Io e Federic non sappiamo come arrivarci. Tu e tuo fratello siete proprio uguali. Appena potete, approfittate subito della gentilezza altrui. Ah, però in effetti, se il torneo delle finali fosse rinviato sarebbe un problema anche per me. Tra l'altro, non mi state nemmeno troppo sullo stomaco per avermi battuto. Ok, potrebbe essere una buona occasione per far sentire al presidente la voce del team Yell. Grazie Ginepro, mi piace come ragioni. Forza, non perdiamo altro tempo. Andiamo! Ma un parere a me che vorrei farmi almeno una doccia? No, eh? Un parere... Bah, sapete che vi dico? Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bel like, un commento, iscrivetevi al canale e chissà cosa è andato a fare alla Rose Tower. Se volete scoprirlo, ci vediamo tra poco, qui sempre su Federico 45 Vita. Ciao allenatori!